Nella splendida cornice del salone del ridotto del Masini si presentano le manifestazioni del Palio 2022. Finalmente si torna alla normalità con costumi nuovi e con la voglia proprio di vivere il Palio in città. Sì, questa oggi più che la sala dei Centri Pacifici sembra il salone delle feste dei nostri antichi palazzi, perché oggi è un momento di festa, un momento di gioia. È un momento di primavera, un momento di ripartenza. Dopo 2 anni di grande sofferenza, il 2021 dove abbiamo cercato di limitare i danni, abbiamo mantenuto la brace viva, oggi è il momento di ricostruire tessuti di società, è il momento di rivivere con passione, d'amore e partecipazione i simboli della nostra comunità, cioè quelle attività, quei riti che costruiscono la nostra individualità storica, ciò che noi siamo, in cosa ci rivediamo. Ecco, il mese di giugno, il mese del Palio, l'attività rionale durante l'anno ovviamente, ma soprattutto ciò che accade in questo mese fa parte di noi. Quindi non solo è un momento di grande divertimento, di partecipazione, di coinvolgimento, di rigenerazione emotiva della città, ma proprio un momento dove la città si riappropria, quindi aggiornandola, una parte importante della propria identità. Ci è mancato tanto il Palio, ci è mancata tanto l'attività di questo mese di giugno. Il mondo rionale comunque non è stato a guardare, ha cercato in questi 2 anni di fare tutto quello che era in loro possesso. Li ringraziamo di cuore, una grande determinazione, estremamente forte. Adesso però sono qui e prendiamo atto di ciò che è successo, ma dobbiamo anche avere la forza, l'orgoglio, la fiducia e il coraggio di voltare pagina e di fare un grande mese di giugno partecipato, vivo, ricolorare la città, ridare voce a una città che fa i conti con la sua età manfrediana con grande spirito costruttivo e di felicità. Tornano le manifestazioni del Palio a pieno regime, con le novità di costumi, dei rioni, del gruppo municipale e anche con la voglia di vivere queste grandi manifestazioni faentine. Sì, soprattutto la voglia di vivere, davvero la città di Faenza e il mondo rionale in particolare hanno davvero bisogno di ritornare a quel clima della festa, della tradizione che il Palio rappresenta per questa città. Io credo che quest'anno il Palio sarà proprio una manifestazione simile a quelle che si vivevano all'epoca in cui queste manifestazioni sono nate, queste corse a cavallo rinascimentali, erano il giorno della festa in cui il popolo finalmente, dopo mesi di duro lavoro e di fatiche, poteva godere appieno questo clima di festa. Beh, dopo 2 anni di pandemia e dopo anche le difficoltà che i rioni hanno attraversato, sono sicura che questo sarà il clima anche in questa città. Per il resto tutto è pronto per un Palio secondo tradizione, visite sanitarie concluse direi con ottimi risultati, un'attenzione enorme da parte nostra a quella che è la salute, la sicurezza del cavallo e del cavaliere, costumi bellissimi, e comunque non c'è la volontà di fare una cosa diversa dal solito, c'è la volontà di avere il solito Palio secondo tradizione, un bel mese di giugno, un momento di festa per tutta la città.